La festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate sono state celebrate oggi a Napoli alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, a cominciare dalla deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti al mausoleo di Posillipo. Ma innanzitutto la vicinanza alle donne e agli uomini del nostro paese, le Forze Armate, per la funzione che espletano e l'auspicio che possano sempre di più essere determinanti per la sicurezza del nostro paese, per operazioni anche civili come sta avvenendo spesso, pensiamo al Mar Mediterraneo o pensiamo anche ai temi della protezione civile, quindi Forze Armate per il popolo e con il popolo, in attuazione di quelli che sono i principi della Costituzione Repubblicana. Successivamente in piazza del Plebiscito, davanti ai reparti schierati, si è tenuta la cerimonia dell'alza bandiera ed infine a Palazzo del Governo sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 24 cittadini della provincia di Napoli che si sono distinti per impegno civico e sociale e 3 medaglie della Liberazione concesse dal Ministro della Difesa in occasione del 70° anniversario della Liberazione e della Resistenza ai partigiani, agli ex internati nei lager nazisti ed ai combattenti dei reparti delle Forze Armate. Oggi è la giornata delle Forze Armate. Quindi la vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze Armate che credono nei valori costituzionali, la difesa della patria, la pace e la vicinanza al popolo in ogni occasione di difficoltà. Penso alle calamità naturali, penso alle tragedie umanitarie del nostro Mar Mediterraneo. Per me è importante consolidare la nostra città e il rapporto, il legame forte tra le donne e gli uomini della Forza Armata e il popolo napoletano.